Ciao a tutti e bentrovati ai 101 secondi viola di oggi. Paolo Sosa nei prossimi giorni sarà a Firenze prima del ritiro estivo e comunque sia sarà in Italia, si incontrerà con Pantaleo Corvino per pianificare le prossime mosse di mercato. Il cerchio si sta chiudendo, Corvino in queste 2 settimane di lavoro ha pianificato molte cose, ha gettato molti ami, molte esche. Tra poco, come ama dire lui, tirerà sulla rete, comincerà il mercato vero e proprio della Fiorentina. Negli ultimi giorni sono arrivate offerte importanti per Badel e per Kalinic, due calciatori che la Fiorentina sulla carta non vuole cedere, ma che sarà costretta ad esaminare la loro situazione, vista l'importanza anche dal punto di vista economico di certe offerte, anche perché la situazione di Badel è ancora più complessa, ancora più diversa con il calciatore, con l'agente del calciatore che ormai da un po' di tempo sta spingendo per un addio. Vedremo, sicuramente la Fiorentina voglia prima di annunciare e poi eventualmente di cedere. Questo sembra l'input dato dalla proprietà e l'input dato dallo stesso Pantaleo Corvino al mercato della Fiorentina. L'incontro con Sosa, una chiacchierata, Corvino e l'allenatore portoghese si sono già sentiti molte volte al telefono in questi giorni, si vedranno e poi cominceranno a tirare le fila di un mercato che sicuramente sarà molto lungo, ma l'intenzione del direttore sportivo, anzi del direttore generale Viola, è quello di consegnare a Corvino una squadra comunque al 60-70% per il ritiro di Moena. Domani con i 101 secondi Viola, un saluto da Marco Dell'Orio.